Radio Stadio. Saverio Guariniello, che ha avuto l'occasione più clamorosa e più nitida nel primo tempo, un palo, abbiamo detto palo esterno e la palla che poi è terminata fuori, primo tempo che il Bassano stava controllando benissimo, anzi ha controllato benissimo, in cui poteva tranquillamente chiudere in vantaggio. Chiediamo proprio a lui un commento di questa partita e anche dell'occasionissima che gli è capitata. Ha tirato sicuramente benissimo, perché meglio non poteva fare da quella posizione, è stato sfortunato perché è questione di centimetri, poteva tranquillamente passare in vantaggio il Bassano. Saverio, è un primo tempo sicuramente molto ben giocato dal Bassano e che ha messo sotto a lungo la Lucchese. Sì, credo che abbiamo fatto una buona partita, ci teniamo stretto questo punto importante contro la prima in classifica. La partita comunque è andata abbastanza bene, abbiamo fatto quello che comunque avevamo provato in settimana. Certo che poi i tre punti erano meglio, però è importante era non perdere per dare anche continuità di risultati. Sicuramente se fossimo passati in vantaggio comunque la Lucchese avrebbe reagito, sicuramente è una squadra di carattere. Il carattere l'avete dimostrato anche voi, perché quel secondo tempo un po' in apprena difficoltà, loro hanno partiti fortissimo, avete dimostrato che di saper reagire anche a questa situazione di difficoltà trovando il pareggio meritato e chiudendo la partita appunto senza difficoltà. Sì, è un segnale importante anche questo, comunque siamo andati in svantaggio, anche secondo me non meritando, poi dopo alla fine ci è servita per recuperare la partita. C'è anche il gruppo spogliatoio, abbiamo visto dopo il gol, il pareggio di Pavesi, tutti abbracciarsi, compresi i panchinari. Questo è la dimostrazione che la squadra c'è e rema tutta dalla stessa parte. Sì, sicuramente sì, perché se no, altrimenti queste partite, soprattutto fuori casa, non le riprendi. Che dire, nel primo tempo hai preso anche tantissime volte, insomma, è stata una partita anche difficile da quel punto di vista, loro hanno giocato molto aggressivo. Vabbè, sicuro, fa parte del gioco i pali, guardiamo alla prossima già. Chiediamo a Elia Pavesi, tanto di descriverci quel gol, è stata una situazione incredibile, un arrembaggio praticamente, siamo andati tutti davanti su quel calcio d'angolo di Iocolano e tu hai trovato il gol, è il secondo in tre partite. Sì, siamo stati bravi e fortunati perché insomma, per come poi si era messa la partita non era facile, insomma, penso che si potesse trovare il pareggio forse solo su una palla inattiva, perché loro avevano insomma, erano arretrati un pochino e facevano girare molto bene palla, quindi insomma siamo stati bravi e fortunati a sfruttare una di queste occasioni. Queste sono le tue circostanze, tu vai avanti, quando mi hanno chiesto la squadra fisicamente c'è, la dimostrazione sei stato tu, uno che si porta in avanti quando mancano 10 minuti della partita e trova la birra per andare a tirare quella faetta, perché poi hai travolto un giocatore e hai buttato nella porta un altro con il tuo tiro. Sì, insomma è andata bene, dai. E lì più che altro è che cioè, non ci stava, non volevamo perdere, perché comunque il primo tempo abbiamo avuto tre occasioni nitide contro zero, credo, quindi insomma perdere la partita sarebbe stato brutto, proprio non ci stava, e quindi niente, dai, ci siamo fortunati a trovare il pareggio. Pareggio importante anche dal punto di vista psicologico, perché dare continuità ai risultati insomma alla fine poi paga. Sì, sì, beh, questo sicuramente, bisogna dare continuità, adesso ci aspettano tra l'altro due partite in casa, bisogna cercare di portare via punti lì, insomma, dove dobbiamo costruire un pochino il nostro fortino, insomma, quindi un pareggio Luca è buono. Come hai fatto a vedere quel pallone in mezzo a tante gambe? Come ha fatto a passare? Ma allora, penso che sia andato a saltare di testa Cristian da grotteria e la palla è rimasta lì e insomma è stato pronto a calciare tra l'altro di destra, che non è proprio il mio piede preferito, però insomma in quel momento lì non ho nemmeno pensato, insomma ho tirato forte, punto. Hai pensato a fare il centravanti tu invece di questo? Beh, mi piacerebbe anche perché a volte la vita dell'attaccante è un po' più divertente e gratificante di quella del difensore.